La ricetta oggi qual è? Ah, oggi abbiamo pensato di realizzare una salsiccia di vitello in cassuola. Abbiamo voluto un po' alleggerire la solita cassuola fatta con l'interiore di maiale. Abbiamo deciso di usare della carne magra. Andiamo a mettere un po' di sale e pepe. Un po' di olio. Sto bene, aspetta, dormite stanotte. Andiamo a rosolare la carne. Pasqua, io vengo a scusare che tutti gli i miei ragazzi, è vero? No. Lo faccio per modo... stimolante. Stimolante, per caricare. Ah. Metteremo una piccola dadolata di lardo. Uno spicchio di aglio in camicia schiacciato. E il nostro mazzetto aromatico fatto di alloro, rosmarino, timo e maggiorana. Appena tutti gli alimenti all'interno sono rosolati, uniamo la berza tagliata e aggiungiamo subito un po' di sale e del pepe. Questa qui è una cottura che va fatta lenta, almeno per 2-3 ore. Così la verza si appassisce e si insaporisce anche della carne. La cassuola è già pronta. Perciò in questo caso facciamo delle salsicce di vitello. Togliamo la parte un po' più nervosa. Tritiamo o con un coltello, con i coltelli grossi, o se abbiamo il tritacarne, con un po' di lardo. Mettiamo un goccino di vino bianco, pepe e sale. Fai la magia, Pasquale. Eccola qua. Abbiamo il composto già amalgamato. Mettiamo il composto in un sacco a poche. Poi, Pasquale, cosa fai? Poi ho messo a bagno, in acqua tiepida, il budello naturale. Così andremo a formare le nostre salsicce. Con un sacco a poche, che di solito usiamo per la panna, per usare in pasticceria, qua ci facciamo la salsiccia. Allora, come avete visto, abbiamo messo tutto il budello vicino al sacco a poche e abbiamo fatto queste piccole salsiccette. Le dobbiamo bucare perché quando andiamo a mettere in padella con il caldo si restringe e può scoppiare il budello, perché l'abbiamo proprio chiuso con due nodi. Mettiamo un po' di olio, un bouquet di odore. Belle sfiziosi. Faccio sempre delle piccole mortadelle. Riscaldiamo la cassuola. Mettiamo un goccetto di burro per lucidare un po'. Poi questa salsiccia qua non è maiale, è vitello. Perciò sia il cuore ancora un po' crudina, che leggermente arrivato il calore mi piace di più. E quando vedo che il burro sta prendendo un po' di colore, sta diventando nocciola, metto sempre del burro fresco per non farlo bruciare. Come infatti vediamo sempre il burro bello chiaro. Via, Pasqua. Ecco qua, vedi, al centro Pasquale ha messo la cassuola con l'aiuto di un cerchio per dare un'eleganza al piatto. Dato che stiamo impiattando su un piatto rotondo, abbiamo fatto un cerchio pure all'interno con la verza. Mettiamo un po' di odore che abbiamo usato per fare la cassuola, per cuocere la salsiccia. Il piatto. Il piatto è finito. Queste due salsicce, chef? Mangiala. Una a me, una a lei. Buon appetito. Buon appetito.